Se questa felpa avesse la faccia di Nicolas Cage anche qua dietro, in modo da fare effetto Professor Raptor Voldemort, sarebbe la felpa perfetta. Hola guapes, welcome al... In che giorno vivo? 12° giorno di una maratona da Oscar 2022. Oggi si parla di attori non protagonisti. Era da un po' che non ti parlavo di Power of the Dog, huh? Sono candidati entrambi gli attori non protagonisti, ovvero Jesse Plemons che interpreta George, il fratello di Benedict Cumberbatch, e Cody Smith McPhee che interpreta Peter, il figlio della moglie di George, fratello di Phil, che al mercato mio padre comprò. Ho messo Jesse Plemons in quinta posizione e Cody in quarta, ma per me letteralmente sono intercambiabili. Jesse Plemons nel film potrebbe anche non esserci e sarebbe la stessa cosa. Lui è trasparente in questo film. Non in senso buono, nel senso che capisci bene le sue emozioni, nel senso che è come una lastrina di vetro, che se non sai che è lì ci vai contro e ci inciampi, non te ne accorgi. Cody ha fatto un buon lavoro nell'interpretare Peter, che è un ragazzo fortemente disturbato, problematico e preoccupante. L'ombroso se ne sarebbe accorto subito che lui aveva delle brutte tendenze. Però, che ti devo dire? A me Power of the Dog continua a non piacere. Io sto ascoltando l'audiolibro e l'audiolibro è a una galassia di distanza dal film. Nonostante scena per scena sia stato adattato praticamente tutto, il libro è talmente ricco di dettagli e descrive talmente bene le teste dei personaggi che praticamente serve avere il libro sotto per capire il film, perché il film non dice niente. Il libro dice tutto, quindi è un po' tipo il libretto che ti danno a teatro per capire la trama di quello che stai guardando. E non dovrebbe essere così, non dovresti aver bisogno di aver letto il libro per capire il film. Ma a quanto pare io sì. Io ho bisogno dell'aiuto a casa per interpretare Power of the Dog. In terza posizione ho messo il mio pezzo di cuore, J.K. Simmons, che è un collega di Nicole Kidman e Javier Bardem in Being the Ricardos. Ho letto criticata la sua candidatura, molti l'hanno definita regalata, e per un pochino l'ho pensato anch'io. Più che altro perché, uno, secondo me andava candidata quella che nel film interpreta l'attrice che interpreta sua moglie nella serie. Che casino, te lo spiego un attimo meglio. Nicole Kidman e Javier Bardem interpretano Lucy e Dez, che sono due attori protagonisti della serie Io amo Lucy. È la madre di tutte le sitcom essenzialmente, in cui noi vediamo la vita di questa coppia sposata che ha due amici sposati a loro volta. Quest'anno all'Oscar hanno candidato il marito, secondo me avrebbero dovuto candidare la moglie, anche perché è un personaggio di cui vediamo un po' più di sfaccettature e umanità. J.K. Simmons è un po' una macchiolina comica, non sappiamo praticamente nulla di lui se non che lui lavora nell'ambiente del vaudeville da 40 anni, quindi è un attore molto esperto, molto bravo. Lui è un po' l'angelo custode di Lucy. L'aiuta a sfogarsi, a capire un po' meglio suo marito. È quell'amico che sottovalutiamo a livello emotivo, ma poi succede che una sera ti stai bevendo tristemente un boccale di birra e ti scappa da dire a questo tuo amico che sei triste per il motivo XYZ, e questo amico ti sorprende facendoti essenzialmente una seduta di psicoterapia e dandoti la dritta che ti risolverà la vita. Quindi a me personalmente è piaciuto molto il suo personaggio, l'ho trovato molto utile al fine di capire meglio il personaggio di Nicole Kidman. E poi è il classico vecchio burbero che ha sempre da ridire su tutto e tutti, ma in realtà ha un cuore enorme, quindi un sorrisino te lo strappa, secondo me. Un Oscar no. Ma un sorrisino sì. In seconda posizione ho messo Kieran Hines, che è il nonno di Belfast. Come ti dicevo ieri, quando i nonnini dicono come si sono innamorati, come si sono conosciuti e come vivono la loro vita da coppia sposata da 512 anni, è super commovente. E lui è molto bravo. Non ha tantissimo spazio, infatti.
è candidato come miglior attore non protagonista. Non ho capito perché non è stata candidata Judi Dench come miglior attrice non protagonista, visto che essenzialmente loro due sono un'unica realtà ed è bellissimo vederli recitare insieme. Se non hai ancora visto Belfast e ti commuovono i nonnini, preparati, perché Kieran te farà piagna. Ma nessuno tra questi cinque candidati, e nemmeno unendo i cinque candidati a miglior attore protagonista, ti farà piangere quanto Troy Kotsur in Coda. C-O-D-A sarebbe più corretto dire. Ancora non ti ho parlato di Coda. Coda è una sigla che significa Children of Deaf Adults, ovvero prole di adulti sordi. Troy Kotsur interpreta Frank Rossi, che è il padre sordo di una bambina che, cioè una bambina, una ragazza ormai, sta per andare all'università. Fa uno strano effetto quando ti viene da dire bambino parlando di una persona che sta per andare all'università. Lei vuole andare al Berkeley perché è una bravissima cantante e vorrebbe cantare, e lui è sordo. Non ti fa già piangere sta cosa? Cazzo, mi sì! C'è la scena in cui lui e la moglie, anche lei sorda, vanno al saggio della figlia e lei canta felice e tutto il pubblico è commosso e applaude felice, e lui è lì confuso e triste perché vorrebbe partecipare alla gioia e al successo della figlia, ma non può. Lui non sa cos'è un bel suono. Non dubita che sua figlia faccia bei suoni, però vorrebbe poter essere più coinvolto di quanto non possa essere. Quindi c'è questa scena meravigliosa in cui loro sono da soli in giardino e lei canta per lui, che le tiene le mani sulla gola per sentire le vibrazioni e piange. Fucking hell! Dai! Tra l'altro, fammi fare il pronosticone. Questo attore ha già vinto diversi premi per il suo lavoro per il teatro. Ha diretto Marley Martin, che è sua moglie, in Coda, in un film che si chiama Super Diffy, che è carinissimo. E lei è l'unica attrice sorda ad aver mai vinto l'Oscar per Figli di un Dio Minore. Quindi se lui vincesse l'Oscar quest'anno interpretando il marito di lei, cioè non vedi la magia delle stelle che si allineano per dare un Oscar a quest'uomo? Sarebbe il primo uomo sordo a vincere l'Oscar, e loro due insieme sarebbero gli unici due attori sordi ad aver vinto l'Oscar, e loro più volte hanno interpretato marito e moglie sordi. Cioè lo vedi che è bello e che l'Oscar deve andare a lui. Deve. L'alternativa sarebbe Cody, secondo me. Ma io voglio che vada a Troy. Io ho bisogno che vada a Troy. Dai, ti strappa tutti i sentimenti, quell'uomo è straordinario e bravissimo. That's it. Per gli attori non protagonisti è tutto. Ci vediamo domani per parlare dei cortometraggi animati, così non piango, perché nessuno dei corti animati candidati quest'anno fa piangere. Ci siamo visti. A domani. Bye!